Benvenuti alla nuova puntata di Passione Calcio. Oggi parliamo di calcio femminile, perché ormai è per noi abitudine parlare di calcio femminile. Prima cosa, partiamo da una cosa fondamentale. Nasce la nazionale B Soccer e Chiara Poli è stata convocata. Eh già, e tu ci hai seguito sempre, quindi sei uno dei primi a saperlo, perché oggi poi è uscita la convocazione ufficiale, e è la prima convocazione della nazionale e della San Benedettese siamo tre ragazze, quindi io, Rebecca Ponzini e Cristina Olivieri, e sinceramente sono molto molto contenta. Ancora l'ho detto a poche persone, però tra poco, insomma, non vedo l'ora di fare questa esperienza perché per me è un sogno da quando ero piccola. Mio sogno era giocare in nazionale, adesso è quella di beach soccer. Speriamo insomma di fare bene. Abbiamo vinto due scudette, quindi qualcosa forse sappiamo fare, speriamo. Cioè, sentirsi dire, Chiara, sei stata convocata in nazionale, quando ti è arrivato il messaggio dicendo, forse no, si sbagliano, ma cioè, due campionati comunque ci sono tra le spalle. Però che È vero, è vero. sensazione hai provato in quel momento? Allora, all'inizio ci hanno chiamato, quindi ho ricevuto una chiamata, ho risposto e mi hanno detto siamo della FIGC, della Nazionale di Beach Soccer, e sei stata convocata. Quindi è stato tipo, non mi sembrava vero, cioè pensavo che era uno scherzo, poi dopo invece ho chiuso e ho visto il messaggio in cui ci dicevano insomma tutti i dettagli che ci avrebbero insomma poi richiamato per questo stage, il primo raduno. Non mi sembrava vero, non mi sembrava vero, vero. Bellissimo. Siamo, allora, noi siamo i primi fan della Chiara Da Nazionale, tempo. ma adesso si riparte col campionato, dai, la San Benedettese sta per partire il campionato, che aspettative vi date, quali sono gli obiettivi in questo istante che vi ponete, perché intanto la squadra dovrà crescere. Sì, allora in realtà è iniziata già la Coppa Marche, abbiamo giocato ieri sera, io purtroppo no perché ho un piccolo problema e quindi sto aspettando di rimettermi in sesto, bene, e è iniziata male nel senso come risultato, purtroppo abbiamo perso 3-2 col Macerata, però io vedo grandi miglioramenti, poi tante ragazze che sono tanti anni insomma che stanno lì e che sicuramente sono tanto cresciute e poi ci sono anche ragazze nuove molto giovani. E che magari poi nel tempo insomma miglioreranno e quest'anno con la San Benedettese facciamo il campionato di eccellenza Marche, quindi campionato regionale e finita la Coppa Marche poi inizierà il campionato e ci sono anche altre nuove squadre, sono contenta perché finalmente anche squadre insomma maschili si stanno approcciando, quindi ci sarà anche il Fano, ha fatto la prima squadra femminile, a Vispesaro che già c'era, l'Ancona, il Macerata con cui abbiamo giocato ieri, insomma tante belle squadre secondo me. E sono contenta perché vedo che insomma sta tornando proprio l'entusiasmo, la passione per il calcio femminile. Un po' mi dispiace perché il calcio a 5 invece sta perdendo pezzi. Quindi speriamo che anche di là le squadre ritornino, sono un po' poche quest'anno. E come hai visto ancora, secondo te, il calcio femminile a livello nazionale? Perché poi in realtà il campionato di Serie A sta dando grandi risultati, ma soprattutto grandi ascolti. Sì, infatti avevo visto anche sulla 7 in chiaro lo danno, quindi è meglio, no? Perché poi dati in chiaro le partite c'è più possibilità che le persone le vedano. E poi anche sui canali, insomma, a pagamento, però c'è molto più entusiasmo. Cioè, secondo me adesso c'è anche la voglia di dire quasi quasi mi vedo una partita di calcio femminile. Prima invece era un po' difficile, no? Dicevo, ma non mi piace, è noioso. Invece vedo che adesso c'è più entusiasmo e forse il fatto che passa sui canali in chiaro è importante perché comunque tante persone che magari non l'avevano mai visto lo vedono per la prima volta e gli piace. Poi quest'anno secondo me è un bel campionato quello di Serie A, visto a parte la Juventus che di solito è l'ammazza campionato, però anche altre squadre, il Milan mi piace, vedo una bella crescita, anzi, e speriamo che la nazionale anche di calcio possa fare bene. Se dovessi fare dei nomi della serie attuale, che ti ha sorpreso e ti vorrebbe sorprendere, ce l'ha qualcuno? Ah, a me piace molto Girelli della Juventus,
la mia preferita, perché è una di quelle ragazze che sa fare un po' tutto, poi c'è visione di gioco. Sorprendere non lo so, sinceramente non ti potrei dare un nome, però mi piace molto come sta giocando il Milan di Ganz, che insomma prima all'inizio era un po' criticato perché insomma è sempre un uomo, no, che prova a fare un tipo di gioco, invece ha provato a impostare con un metodo bello, a me piace 4-3-1-2, 4-2-3-1, quindi ha provato un po' a cambiare le cose e ci sta riuscendo e mi piace proprio come gioca. E la sorpresa del campionato di eccellenza Marche? Chi sarà? Beh, speriamo che siamo noi. Speriamo che siamo noi della Samba. Adesso la Coppa la facciamo finta che, insomma, lasciamo a quegli altri. No, speriamo, perché comunque cioè, ci piacerebbe vincere il campionato, magari provare anche a salire, perché secondo me nel sud delle Marche una squadra ci deve stare, no? Una categoria superiore. Quindi la speranza ci sta. Passione Calcio termina qui perché abbiamo scoperto che ci sta un nazionale, abbiamo finalmente una giocatrice nazionale del Piceno, quindi siamo orgogliosi di averti come rappresentante. E poi quando ci sarà questo incontro, cioè questo raduno, ci racconterai dopo le emozioni che è stato bello sicuramente Certo, di tutto, speriamo, quindi fatti tanti te selfie e ce li ne manderai manderò tanti. e ci racconterai tutto. E poi tu sei, ci hai sempre seguito, quindi, anzi, tutte le partite del beach soccer, del calcio a 5, c'eri sempre, quindi la prima persona che chiamerò racconteremo l'esperienza a Sport Piceno, giusto?